A circa un anno dalle dimissioni dall'ospedale, il cantautore Alfredo Scogna dedica una serata a tutti i sanitari del reparto di rianimazione dell'ospedale di Chieti e l'istituto di riabilitazione di Bolognano, che durante la degenza per Covid gli sono stati accanto con affetto. L'evento si svolgerà sabato 6 agosto alle ore 21 presso il Tricalle Sistema Cultura, a ingresso libero. La serata sarà caratterizzata dalla lettura di poesie e racconti scritti nel corso dei 6 mesi in cui il cantautore di Guardia Grele è stato ricoverato, e da canzoni attinenti al tema della rinascita. A lungo intubato, Alfredo Scogna ha perso la voce per via di una corda vocale paralizzata, oltre a rimanere a lungo immobilizzato. Dopo tanto lavoro di logopedia e fisioterapia, è riuscito a recuperare sia la voce che la mobilità delle gambe. Scogna è appena tornato da un tour da artista di strada che lo ha portato in varie località italiane, dal Trentino alla Sicilia, anche per promuovere il suo libro con CD musicale Come fosse l'ultimo istante. Tanta forza di volontà e l'aiuto della sua inseparabile compagna Marielle danno nuove speranze ad Alfredo, una vita spesa per la musica.